Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi spiegherò come si gioca a Disney Sorcerer's Arena. Scusate la pronuncia, comunque qui si tratta di un gioco dove i personaggi Disney si menano alla grande, come nel famoso videogioco. Se volete supportare il canale vi ricordo di iscrivervi e magari di lasciare un like, e ora andiamo subito a vedere come funziona il gioco. Come prima cosa verrà estratto a sorte il primo giocatore, dopodiché entrambi i giocatori dovranno formare la loro squadra andando a scegliere i personaggi che la comporranno. Per fare ciò si eseguirà un draft. Innanzitutto il primo giocatore sceglierà uno dei personaggi disponibili, andando a prendere le sue carte, contrassegnate da questo simbolo in alto a sinistra, la carta abilità, lo standee e la rispettiva tessera ordine di turno. Poi toccherà al secondo giocatore scegliere due personaggi, quindi toccherà al primo giocatore sceglierne due e infine ne sceglierà uno il secondo giocatore. Una volta effettuata la scelta, il giocatore andrà a mescolare in un unico mazzo tutte le carte dei personaggi che ha scelto. Quindi ogni giocatore sceglierà un colore e andrà quindi a prendere gli anelli segnabase di quel colore. Ciascun anello viene quindi posizionato sulla base con la freccia che va a indicare i punti vita massimi di quel personaggio. Ad esempio, i punti vita iniziali e massimi di Sally sono 11. Dopodiché ogni giocatore prenderà i segnalini ordine di turno dei propri personaggi e li girerà sul lato appropriato in base al colore scelto. Si va ora a decidere l'ordine di turno dei vari personaggi. Ogni giocatore segretamente creerà una pila con i segnalini ordine di turno dei propri personaggi. Contemporaneamente i giocatori la mostreranno al proprio avversario e chi avrà messo sulla cima della propria pila il personaggio col minor valore di iniziativa, quello in basso, sarà quello che partirà. In questo caso quindi avrà il personaggio di partenza, il terzo e il quinto, mentre l'altro il secondo, il quarto e il sesto. In un caso come questo, perciò, il primo personaggio a partire sarà Ariel, il secondo Topolino, il terzo il dottor Facilier, il quarto Aladdin, il quinto Gaston e l'ultimo Sullivan. Questo indipendentemente dai numeri di iniziativa indicati. Alla sinistra dei segnalini ordine di turno viene posizionata la plancia in modo che le stelle presenti sugli esagoni siano di fronte ai due giocatori e l'indicatore di turno. A portata di mano vengono poi messe le tessere effetto stato che indicano appunto i vari stati dei personaggi durante la partita, i segnalini stato che indicano la durata degli stati applicati durante la partita e infine i segnalini vittoria. Andando ora in ordine inverso di turno, partendo dal personaggio che ha l'ultimo segnalino indicatore di turno e andando in su, ognuno posizionerà sulla plancia il personaggio relativo in uno degli esagoni che contiene una stella di fronte a sé. Parte perciò il giocatore che controlla Sullivan, che mette qui il personaggio, poi il giocatore che controlla Gaston, che lo piazzerà qui, e via via così finché tutti i personaggi non sono stati piazzati sul tabellone. Ora i giocatori pescano la loro mano iniziale. Questa è composta da un numero di carte pari alla somma della dimensione della mano di tutti i propri personaggi. Ad esempio, il giocatore blu possiede una mano totale iniziale di 6, perciò pescherà 6 carte. Se un giocatore non è soddisfatto dalla propria mano iniziale, può prendere tutte le carte e rimescolarne nel proprio mazzo di pesca e pescarne perciò altrettante. Sarà però obbligato a tenere questa seconda mano. Ora la partita può cominciare. In Disney Sorcerer's Arena i giocatori utilizzeranno i propri personaggi Disney per sconfiggere i personaggi Disney del proprio avversario e quindi ottenere più punti possibile e vincere così la partita. Per fare ciò il giocatore utilizzerà le carte che ha in mano e le abilità dei personaggi che ha scelto. Ogni personaggio infatti ha carte differenti e abilità diverse, oltre a fornire punti diversi quando viene sconfitto dai propri avversari. Un altro modo per fare punti è riuscire a mantenere i propri personaggi sui tre esagoni dorati al centro della plancia. Quando un giocatore riuscirà a ottenere 20 punti oppure non potrà più pescare carte dal mazzo, la partita terminerà e chi avrà ottenuto più punti sarà il vincitore. Una partita a Disney Sorcerer's Arena dura una serie di round, scanditi dall'ordine di turno dei vari personaggi. Quando il giocatore che controlla il personaggio di turno avrà terminato il proprio, l'indicatore di turno scenderà di 1 e quindi toccherà al giocatore successivo con quel personaggio. E così via finché appunto uno dei giocatori non ha raggiunto 20 punti o non ha terminato il mazzo di pesca. Prima però di spiegarvi come funziona il turno di un giocatore, andiamo a vedere nel dettaglio come sono fatte le carte abilità e le carte battaglia dei vari personaggi. Le carte battaglia, innanzitutto in alto a sinistra, possiedono un'icona e indicano assieme al nome qui sopra a chi appartengono e da chi possono essere usate. Non è infatti possibile utilizzare una carta di Aladdin, ad esempio, quando è il turno di Topolino.
Appena sotto c'è un'icona esagonale che indica la fase in cui può essere utilizzata la carta, durante la fase movimento o durante la fase azione. Ci sono certe carte che possono essere utilizzate però in entrambe le fasi. Appena sotto all'icona della fase sono presenti le icone della tipologia della carta. Questa spada indica che questa carta farà danni, essendo un attacco. Il vortice indica che è di tipo magico, mentre le frecce indicano che questa carta produrrà uno stato su un avversario o su un proprio personaggio. Qui in alto a destra abbiamo il numero di carte presenti nel mazzo, in questo caso una e in questo caso tre, mentre sotto all'illustrazione abbiamo l'effetto della carta e il tipo di equipaggiamento della carta. Questo verrà utilizzato per migliorare la carta abilità, come andremo a vedere dopo. E vediamo ora le carte abilità dei personaggi. Qui sopra abbiamo già visto che questo significa la grandezza della mano delle carte che fornisce questo personaggio. Qui ci sono invece i suoi punti vita massimi, 8, e i punti che fornisce l'avversario se questo personaggio viene messo KO. Abbiamo qui le abilità standard del personaggio, movimento 2 e attacco 2, oltre a un'abilità che viene utilizzata durante la fase abilità. Qui alla sinistra abbiamo invece un riepilogo del tipo di equipaggiamenti che forniscono le carte del personaggio, mentre qui sotto abbiamo invece un prerequisito per poter migliorare il personaggio, come andremo a vedere dopo. Un personaggio migliorato guadagna un'abilità qui sotto che normalmente viene mantenuta per il resto della partita. E ora andiamo a vedere come si svolge il turno di un personaggio. Ricordo che durante il turno di un personaggio solo quel personaggio farà tutte queste fasi che andrò a elencare. Innanzitutto si esegue la fase di partenza. Come prima cosa durante questa fase bisogna eliminare un segnalino da eventuali effetti stato che possiede il personaggio. Gli effetti stato normalmente vengono piazzati dagli effetti delle carte e vengono messi dei segnalini di fianco al personaggio che li subisce per indicare appunto da quali stati viene afflitto. Normalmente vengono piazzati sopra il segnalino stato uno o più segnalini durata dello stato. In questa prima fase perciò innanzitutto andremo a togliere un effetto dello stato applicandone gli effetti se lo stato è arancione, oppure semplicemente diminuendo di uno la durata dello stato stesso se questo è azzurro. Tutti gli effetti sono spiegati sull'ultima pagina del manuale e nella fattispecie Confuso comporta al giocatore che controlla il personaggio l'obbligo di scartare una carta a caso dalla mano. Se dopo aver tolto un segnalino non rimangono altri segnalini sull'effetto stato, questo viene tolto dal personaggio. Subito dopo si controlla se il personaggio attivo si trova su una casella dorata sul tabellone. Se così è, il giocatore che controlla quel personaggio ottiene un punto e lo piazzerà assieme agli altri che già possiede. Se invece il personaggio che sta controllando è KO, il giocatore prenderà la sua pedina e la piazzerà in uno qualsiasi degli esagoni con la stella libero presenti sul tabellone. Dopodiché il giocatore pescherà una carta dal proprio mazzo e la aggiungerà alla propria mano. Dopo che il personaggio ha terminato la fase iniziale, passerà alla fase principale, che a sua volta si divide in tre sottofasi: la sottofase di movimento, la sottofase di azione e la sottofase abilità. Queste tre fasi devono essere fatte in questo preciso ordine, ma è facile ricordarlo grazie alle carte abilità che appunto contengono l'ordine giusto. Partiamo perciò dalla fase di movimento. Il giocatore in questa fase dovrà scegliere se eseguire il movimento standard di quel personaggio o giocarne una carta movimento. Se il giocatore decide di eseguire il movimento standard, si muoverà del numero di caselle indicato più eventualmente una casella extra se decide di scartare una carta senza utilizzarne l'effetto, anche se questa non è del personaggio che sta utilizzando. Se quindi io dovessi scartare questa carta, potrei muovermi di 3, andando perciò ad esempio qui. La seconda opzione, come abbiamo detto invece, è utilizzare una carta movimento del personaggio che si sta utilizzando. In questo caso stiamo utilizzando Ariel, la carta è una carta movimento, perciò applicheremo l'effetto indicato, muoveremo perciò Ariel di 4 caselle. Dopo aver eseguito la fase movimento si esegue la fase azione. Anche in questo caso il giocatore dovrà scegliere se eseguire l'azione standard del personaggio o giocare una carta azione relativa al personaggio stesso. L'azione standard permette di fare un attacco standard che fa subire al suo avversario un numero di danni pari a quanto indicato, in questo caso 2. Da notare che anche l'azione standard può essere potenziata andando a scartare una carta qualsiasi dalla propria mano, andando ad aggiungere perciò un danno a quanto indicato sulla carta abilità del personaggio. La gittata normalmente è 1, ovvero può attaccare in un qualsiasi esagono adiacente a dove si trova il personaggio. In questo caso perciò Ariel potrebbe fare 2 danni a Topolino. Quando un personaggio viene danneggiato, il proprietario andrà a girare il disco presente sulla pedina finché non raggiunge il numero di punti vita relativo. Se invece il giocatore decide di giocare una carta dalla mano, dovrà scegliere una carta
che appartiene al personaggio che sta utilizzando e quindi appunto a giocarla. Applicherà tutti gli effetti indicati sulla carta giocata al massimo delle proprie possibilità. Da notare che se la carta presenta un'icona di questo tipo, significa che l'effetto si applica soltanto ad un personaggio. Si chiamano infatti effetti diretti. Un'icona di questo tipo invece si applica a più personaggi e vengono chiamati effetti indiretti. Gli effetti sulle carte devono essere applicati al massimo della loro possibilità, ovvero se c'è qualche effetto che non può essere fatto, semplicemente lo si salta, ma tutti gli altri verranno comunque applicati. Quando un personaggio raggiunge 0 punti vita, viene messo KO. La sua pedina viene tolta dal tabellone, perdendo anche tutti gli effetti di stato che possiede. Il giocatore avversario guadagnerà quindi i punti indicati in alto a destra sulla carta abilità del personaggio sconfitto. Dopo quindi aver eseguito la fase azione, si passa alla fase abilità. Il giocatore quindi può applicare tutti gli effetti abilità presenti sulla carta del personaggio attivo. Se come nel caso di Aladdin ci sono più effetti abilità, può scegliere anche l'ordine di attivazione. Ogni abilità può essere comunque utilizzata soltanto una volta e se non viene utilizzata, il suo uso è perso per questo turno. Prima di andare a vedere la fase finale, vediamo come è possibile migliorare le carte abilità dei nostri personaggi. Come detto prima, ogni carta che viene giocata possiede un equipaggiamento in basso a destra. Questi servono per migliorare le carte e per farlo basta prendere il numero e il tipo di equipaggiamento necessario, prendendoli dalla pila degli scarti ed eliminandoli dal gioco, e quindi girare la carta migliorata sotto sopra. La carta migliorata guadagna un'abilità extra per il resto della partita, utilizzabile come indicato. E vediamo perciò ora la fase finale. Innanzitutto il giocatore, se possiede un numero di carte superiore alla propria mano, in questo caso 6, allora dovrà scartare quelle in eccesso. Dopodiché il segnalino ordine di turno viene spostato di uno verso il basso. Se il segnalino ordine di turno si trova di fianco al tassello indicatore del turno dell'ultimo personaggio della fila, viene riportato in cima e così inizia un nuovo round. La partita può terminare per due motivi: o un giocatore ha totalizzato 20 punti o dovrebbe pescare ma non può farlo. La partita quindi prosegue fino alla fine di quel round, ovvero finché l'ultimo personaggio della fila non ha terminato il proprio turno, e quindi si andrà a controllare chi è il vincitore. Chi ha totalizzato più punti ovviamente avrà vinto la partita, ma nel caso in cui ci sia un pareggio, allora si ricomincerà un nuovo round e si continuerà così finché al termine di un round non si avrà un giocatore con più punti dell'altro. Bene, direi che ho detto tutto. Il gioco non è affatto difficile, si gioca in poco tempo e il tema Disney, come al solito, fa colpo. C'è poco da fare. Io come al solito vi ringrazio per avermi visto fino a qui e se avete commenti, domande o dubbi scrivetemi, io cercherò di rispondere il prima possibile. Infine vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao!